Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Editoria della Camera, Federico Mollicone, per parlare di riforma dell'Ordine. Allora, oggi l'Ordine dei giornalisti ha presentato le sue proposte. Io sento parlare da 30 anni di riforma. È la volta buona oppure... Beh, guardi, quando abbiamo annunciato l'intenzione di fare una legge quadro sulla pirateria digitale che riguardasse editoria, audiovisivo e sport, ci ridevano. In 8 settimane qui alla Camera è stata approvata all'unanimità. Tutto dipende dalla volontà. Certo è che è un argomento complicato, che si inserisce in un momento di grande transizione digitale che sta rivoluzionando il lavoro del giornalista e lo sta rendendo, ovviamente con l'economia digitale, lo sta rendendo al contrario molto più aperto e ispirato alla condivisione. Quindi l'Ordine dei giornalisti giustamente fa il suo ruolo, che è quello di tutelare la categoria, e presenta una riforma di regolamentazione. Dopodiché, e questa è la notizia, li abbiamo invitati in audizione in commissione nell'ambito della prima indagine conoscitiva sulla transizione digitale e l'innovazione che la Commissione Settima ha avviato in Parlamento, e da lì poi partirà il dibattito, quindi ci vorrà del tempo, ma sicuramente una volta incardinate le varie proposte arriveremo a un testo finale. Certo è che bisogna, diciamo, renderci conto che il giornalismo è cambiato e con l'intelligenza artificiale bisogna regolamentarla, perché altrimenti rischia di scomparire. Ci vuole una laurea ad hoc? O basta un titolo universitario triennale? La proposta che fa l'Ordine è quella di un percorso universitario, sia per i professionisti che per i pubblicisti. Poi queste proposte ovviamente saranno sub iudice di quelle che la volontà del Parlamento, che si confronterà su questi temi. Certo è che, ripeto, c'è anche un altro aspetto, questa occasione sarà un'occasione importante perché porteremo anche un altro tema, e cioè quello della qualità del giornalismo online in particolare. Io ormai l'ho definito il giornalismo da clickbaiting, per cui quei titoli fatti a sensazione, quelle aggettivazioni eccessive ai limiti della diffamazione solo per avere un click e monetizzare la notizia, è un problema, quindi che incide direttamente purtroppo anche su portali dei grandi giornali che una volta erano fonte di autorevolezza e oggi si sono piegati alla logica della monetizzazione da clickbaiting. Questo è un tema molto sensibile perché abbassa la qualità e la credibilità del giornalismo. Pensiamo a un grande giornale che ha sul suo portale anche notizie fake solo fatte per attrarre l'attenzione degli ingenui, come questo prodotto fa dimagrire in 15 kg in una notte. E quindi insomma siamo... Certo. Ci vorrebbero regole più stringenti per le testate online e soprattutto per l'autenticità degli articoli scritti, evitando di farli scrivere dall'intelligenza artificiale? Questo è un altro tema, e anche la comunicare se un testo è stato editoriale, è stato scritto interamente da un uomo o da un'intelligenza artificiale o insieme, potrebbe essere un vincolo, certo. L'ultima cosa, la deontologia professionale, diciamo come vengono presi i provvedimenti disciplinari. Questo è stato oggetto di tante polemiche. Volevo chiederle se ci dovrà essere maggiore trasparenza e regole più stringenti da questo punto di vista. Beh, perché spesso ci sono state polemiche contro giornalisti, soprattutto di centrodestra. Ma diciamo che c'è stata un po' di discrezionalità, ma io rispetto l'Ordine, la sua autonomia. Certo è che chiarire le regole serve a tutti per avere un giornalismo più autorevole e più equilibrato. Corsi di formazione, regole meno stringenti? Corsi di formazione sono tra le proposte fatte anche dall'Ordine e anche da tanti altri soggetti, quindi sicuramente sono sul tavolo. Grazie a Federico Mollicone. Grazie a voi.